Cilicia, primo secolo d.C., città di Anazarba. Ai confini orientali di quello che era allora l'Impero Romano, nasce Dioscoride Pedanio, l'autore del De Materia Medica, una monumentale opera in 5 libri, contenente la descrizione di migliaia di sostanze medicamentose provenienti dai diversi regni naturali. Napoli, 21 secolo d.C., palazzo della Biblioteca Nazionale. Qui è conservato un codice miniato rarissimo e affascinante, tanto prezioso da essere trattato, come si conviene, in guanti bianchi. È strumento di ricerca e di studio, ma anche di emozioni. L'opera originaria non era organizzata alfabeticamente. È un'opera manualistica in cui è riportata solo la parte vegetale. Si tratta del Dioscoride napoletano, un manoscritto pergamenaceo che, insieme ad uno analogo conservato a Vienna, è il più remoto testo esistente al mondo redatto sulla base dell'opera Dioscoridea. Si tratta di un manoscritto preziosissimo, tra i più antichi e più rari della Biblioteca Nazionale, un'opera che è stata fatta intorno al VI secolo d.C., difficile individuare con precisione l'area nella quale è stato composto. Ci piace immaginare dei rapporti con l'Asia Minore, dove è nato Dioscoride, ci piace pensare all'ambiente bizantino, ci piace pensare all'ambiente ravennate. La biografia dell'autore del De Materia Medica risulta a tratti sfumata, ma sappiamo che viaggiò molto, assorbendo numerosi saperi provenienti dalle diverse culture, di cui l'Asia Minore rappresentava il crocevia. I meriti di quest'opera sono stati tantissimi, basti pensare alla fusione che quest'opera ha fatto tra diverse culture mediche del tempo. Fu medico militare all'epoca di Nerone ed ebbe modo di coniugare le conoscenze teoriche con l'esperienza. L'opera di Dioscoride nasce in funzione del sapere medico. A partire dai semplici, il medico doveva essere in grado di fornire anche il rimedio all'ammalato una volta individuata la malattia. Questo approccio, insieme all'ampiezza della sua opera e alla vastità della farmacopea descritta, hanno concorso a qualificare Dioscoride come il fondatore della farmacologia. Pur non essendo stato un farmacologo in senso moderno, viene definito come padre della farmacologia. E a imporre il De Materia Medica come indiscusso testo di riferimento per medici e terapeuti per molti secoli. La longevità dell'opera del Dioscoride è dovuta soprattutto al metodo che lui ha applicato. Ha reso praticamente tutto lo scibile farmacobotanico razionale. Dovranno trascorrere 1500 anni prima che venga aggiunto qualcosa di nuovo alle conoscenze dioscoridee con i discorsi di Pier Andrea Mattioli sull'opera di Dioscoride. Date tali premesse, si comprende quale interesse un simile trattato possa avere per chi, come il fondatore di Aboca, Valentino Mercati, da anni raccoglie e studia antichi erbari nella convinzione che nelle opere del passato possano ancora celarsi preziosi segreti utili alla nostra salute. Fra le sorgenti del conoscere in materia medica, il Dioscoride è sicuramente una pietra miliare, è una delle opere del settore ricerca di Aboca fra le più prestigiose, anche quelle che ci sta dando più soddisfazione. Dall'incontro tra questo interesse e quello degli studiosi dell'Università Federico II di Napoli nasce un'opera senza precedenti, frutto di un lungo percorso di lavoro che si è avvalso di diverse competenze. L'opera che oggi vede la luce è il risultato di un lavoro d'équipe della durata di molti anni da parte di botanici e di studiosi di greco-bizantino. Questa operazione, che io credo che sia estremamente rilevante, perché ci sono i botanici, ci sono i grecisti, ci sono i disegnatori, c'è la capacità di organizzare un lavoro di questo genere da parte di un editore veramente molto coraggioso. Poiché il trattato di Dioscoride era originariamente privo di qualsiasi corredo figurativo, è verosimile che il miniatore del codice napoletano si sia trovato a disegnare le piante facendo conto solo sulla descrizione. L'opera originale non era miniata e allora a Dioscoride si poneva il problema di rendere le piante identificabili solo attraverso le sue parole, dando vita a immagini a volte non riconoscibili e in qualche caso non riscontrabili in natura.
È il caso quindi di quelle piante che si presentano con forme assolutamente astruse e irriconoscibili e che invece poi sono state riconosciute. Un percorso affascinante, benché irto di difficoltà, capace di svelare ciò che nel manoscritto di Dioscorideo era rimasto misterioso fino ai nostri giorni. Quando con il professor De Lucia abbiamo cominciato a lavorare sul Dioscoride, ero contentissima di sapere finalmente cosa c'era in quei capitoli di Dioscoride. Era un gran mistero che si svelava piano piano. L'intervento di Aboca ha permesso di giungere alla pubblicazione di due prestigiosi volumi, all'interno dei quali la riproduzione facsimilare delle tavole del manoscritto è affiancata da una meticolosa traduzione dal greco. La traduzione è stata effettuata direttamente sul testo greco del codice. Ho preferito andare direttamente al testo originario, che tra l'altro esteticamente è un testo splendido in una maiuscola leggibilissima. Dall'identificazione botanica, raggiunta attraverso un lavoro certosino di confronto continuo. Ci siamo confrontati con Teofrasto, ci siamo confrontati con Plinio, ci siamo confrontati con Mattioli, ci siamo confrontati con grandi botanici dell'Ottocento, aggiungendo la nostra identificazione della miniatura e del testo tradotto di Dioscorideo, abbiamo fatto le nostre proposte identificative. E da nuove illustrazioni delle piante miniate, disegnate secondo gli attuali criteri scientifici. Alla fine, ecco il volume. Un volume che contiene traduzione, commento botanico e riferimenti a tutti coloro che prima di noi si sono occupati del lavoro di Dioscoride e della sua opera. Un'opera che unisce il fascino del facsimile alle prerogative di un moderno studio di botanica e farmacologia. La nuova edizione di Aboca non è un facsimilare, è un'opera complessiva, è qualcosa di più. Facendo una comparazione tra quanto detto da Dioscoride e quanto scientificamente conosciamo oggi. Dimostrando che i saperi provenienti da un passato tanto remoto possono, attraverso una rivisitazione scientifica, svelare una validità inattesa. Riportare in auge un manoscritto come il Dioscoride del primo secolo d.C. è stata un'opera colossale, ma che sicuramente sta dando i suoi frutti. Li sta dando in due modi. In primo luogo, per nuove acquisizioni che il Mattioli ed altri autori non avevano lette come noi oggi le possiamo interpretare. E l'attualità di una nuova rilettura di tanti termini su certe malattie ancora oggi su cui non ci sono rimedi, tipo vitiligine, il fatto di avere delle ricette che sono la somma dei millenni di storia degli egiziani, della civiltà ellenica, di quella romano-etrusca, è un sapere ancora oggi preziosissimo. Con la riproposizione del De Materia Medica, Aboca è riuscita a sottrarre all'oblio un testo fondamentale, a individuare in esso i saperi ancora utili, nascosti nelle pieghe del tempo, e a rendere disponibile a tutti la bellezza, la storia, la scienza. Il vero valore che noi abbiamo in questo paese è il patrimonio culturale. La valorizzazione, come è stato fatto in questo tipo di operazione, è quello su cui noi dobbiamo puntare come uno degli elementi importanti dello sviluppo di questo paese. Devo dire che noi alla Biblioteca Nazionale di Napoli siamo orgogliosi e contenti di questa realizzazione editoriale fatta da Aboca. È un'ulteriore tappa di questa storia complessa e avventurosa che ha vissuto il nostro preziosissimo manoscritto. È stato un grande investimento, ma che ci ha dato sicuramente una rilettura, se vogliamo, di tutte quelle conoscenze che il Dioscoride ha potuto descrivere così bene. Ci possono ancora essere, nelle parole di Dioscoride, informazioni preziose da svelare. È un'opera, diciamo, che ancora oggi ha una valenza scientifica importante.